Ciao a tutti ragazzi, sono Diflu di IO Review. Oggi volevo farvi vedere un nuovo accessorio che ho comprato in autogrill, che tra l'altro non costa neanche tanto, costa 19,99€, 20€ per l'appunto. E si tratta praticamente di una batteria supplementare per il nostro iPhone, per il nostro Samsung, perché sono compatibili tutti i tipi di smartphone. E tra l'altro io ho fatto anche una prova, ho provato con il mio iPad Air e sembra che riesca a caricare anche quello. Allora, praticamente l'accessorio non è altro che una mini batteria dove ha una capacità di 2200 mAh e ha andiamo a vedere l'interno della scatola, io l'ho già aperta perché ho voluto provarla subito e vedere com'era fatta. Al suo interno cosa abbiamo? Al suo interno abbiamo la batteria, che è questa. Tra l'altro, ragazzi, riusciamo anche a vedere lo stato della carica premendo questo pulsantino qua. Adesso non ho ancora visto bene se diventa rossa totalmente o ha tipo un'energia che cala man mano. Mi sembra che sia così, a giudicare da quando lo si preme, quando scompare. Se vedete, lui va indietro. Niente, le caratteristiche di questa batteria sono praticamente. Allora, la capacità è 2200 mAh, come vi dicevo prima. Adesso vediamo se mette a fuoco. È di 2200 mAh. Il DC input è di 5 volt a 1000 mAh. Quindi per ricaricare la batteria stessa abbiamo bisogno di un semplice carichino dell'iPhone, o comunque di un carichino che carichi a 5 volt a 1 ampere. E l'output, cioè la tensione che lui ci dà, è sempre 5 volt 1 ampere, però la capacità di questa batteria è 2200 mAh. Loro dicono che riesce a caricare per una volta il nostro iPhone o comunque il nostro Samsung e altri dispositivi. Comunque all'interno della scatola abbiamo le sue istruzioni, che sinceramente queste qui non me le sono neanche andate a leggere io, e abbiamo questo cavetto. Questo cavetto è un USB da una parte e un micro USB dall'altro lato. Quindi, allora, per caricare il nostro dispositivo, nel mio caso voglio caricare un iPhone, attacchiamo il cavetto del nostro iPhone in questo slot USB e andiamo a mettere l'altra estremità, ovviamente, nel nostro dispositivo. Per ricaricare questa batteria, invece, dovremo andare a collegare l'USB da quest'altra parte, la micro USB da quest'altro lato, per poi attaccarci ad una fonte di alimentazione USB per ricaricarlo. Ora, se io utilizzo questa batteria, per esempio, per un altro dispositivo che abbia il micro USB, semplicemente noi andiamo a utilizzare questo cavo sia per ricaricare la batteria stessa e usiamo da questo lato. Se invece vogliamo caricare il nostro dispositivo tramite la batteria, utilizziamo lo stesso cavetto, molto comodo per i dispositivi che hanno la micro USB, per andare a ricaricare il nostro cellulare. Comunque vi faccio vedere una cosa, ragazzi. Praticamente, allora, qui dietro mi dice delle istruzioni semplici, ci dice quello che ho appena detto con voi. Praticamente ci fa degli esempi, dice che riesce a far arrivare un iPhone 5 fino a 5 ore di telefonata e 5 ore di navigazione internet, mentre per un Samsung Galaxy S4 riesce ad arrivare a 7 ore di telefonata, 3 ore e mezzo di navigazione internet in 3G. Mentre per un Nokia Lumia 520, 7 ore e mezzo di telefonata e 4,3 ore di connessione internet in 3G. Comunque sia, la durata di questa batteria, come c'è scritto anche sulla scatola, non è ben definita, visto che si può utilizzare con tantissimi dispositivi. Vi ricordo, l'ho pagata soltanto 20 euro. Sicuramente ce ne saranno di molto meglio, molte più capienti, che ci permettono di fare più cariche, però la dimensione di questa è veramente molto molto contenuta. Adesso non so come farvi vedere, vi faccio un esempio: questo è un classico mouse da computer, questa è la sua dimensione, per capirci più o meno la dimensione di questo dispositivo. Comunque vi faccio vedere una cosa: la cosa bella è che avendo anche un iPad Air io, la prima cosa che ho provato a fare è connettere all'iPad per vedere se ce la fa a connettere. Un attimo solo. Ok, come potete vedere, vado ad attaccare il mio cavetto. La durata devo ancora testarla e devo fare comunque ancora la prima carica a questa batteria, quindi non so ancora dirvi
la durata. Però sta di fatto che il nostro iPad Air si è appena connesso. Qui la batteria è calata di un terzo circa subito alla connessione. Adesso ho circa un 27%, comunque mi dice che è in ricarica, quindi testerò quanto dura. Ma comunque sta di fatto che a volte gli iPad, soprattutto gli ultimi di ultima generazione che hanno delle batterie più potenti, non si caricano con 1 A, non riescono neanche a caricarle. Bisogna avere un alimentatore che sia almeno 2,1 A come l'iPad 3 o l'iPad 4, o un caricatore come l'iPad Air che in questione è di 2,4 mAh. Di 2,4 A, scusate, quindi 2400 mAh. Questa batteria è di 2200, l'output è comunque di 1 A, quindi caricherà magari lentissimo il nostro iPad, però intanto in caso estremo riusciamo a caricare anche un pochettino l'iPad, sicuramente molto meno, magari riesce a caricarlo, non so, di un 20%. E comunque niente, ragazzi, questo è quanto, questo è l'accessorio, pagato solo 20 euro, come vi dicevo, tascabile da tenere sempre in tasca, pronto all'occorrenza. Grazie a tutti del vostro ascolto, ragazzi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!